E ora? Allora, passiamo alla scuola e sicurezza. Un tema naturalmente che purtroppo è sempre attuale in Italia. Ne parliamo con Alessandra Sogna della Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL. Buongiorno, perché l'impegno dell'INAIL nei confronti della scuola? Innanzitutto buongiorno, perché è indispensabile acquisire dei valori della sicurezza e salute già sui banchi di scuola e l'INAIL sostiene questo da un lato portando avanti in collaborazione con i ministeri competenti progetti di informazione e formazione destinati ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, dall'altro pensando alla scuola come un luogo sicuro e confortevole che faccia passare questi messaggi. In tal senso abbiamo avviato l'anno scorso un'iniziativa che proseguiamo quest'anno di finanziamento per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle scuole. Chi ha destinatario di questi finanziamenti? Le scuole? No, sono destinatari dei finanziamenti gli enti locali, cioè comuni e province, proprietari degli edifici scolastici in cui operano le scuole medie e superiori. Da quest'anno sono inclusi anche gli edifici in cui convivono scuole medie e superiori insieme a classi di scuola materna e elementare. E in che maniera possono questi enti accedere ai finanziamenti? I comuni e province debbono presentare le domande per l'ammissione al finanziamento alle regioni e province autonome di rispettiva competenza territoriale. Tutta la documentazione, quindi la domanda e la documentazione che deve essere messa a corredo, sono scaricabili dal nostro sito inail.it, inail comunica bandi di gara, oppure attraverso un banner finanziamento sicurezza scuola. Il termine di presentazione è il 20 marzo 2009. Questo finanziamento come viene concretamente erogato? Il finanziamento è erogato in conto capitale, cioè a fondo perduto, direttamente all'ente locale fino ad un massimo di 350.000 euro. L'entità minima invece è 80.000 euro, che si riduce a 30.000 se l'intervento riguarda le sole barriere architettoniche. Ovviamente saranno finanziati soltanto gli importi relativi a lavori effettivamente realizzati e comunque per ulteriori informazioni ci si può rivolgere anche al numero gratuito 803164 oppure presso le nostre sedi presenti su tutto il territorio. Grazie dottoressa. Grazie a voi, buona giornata. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con l'INAIL.